Ed è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite in studio che vi presento così. Dunque, musica, passione, un grandissimo successo con il nome di Fano portato in giro per il mondo. Tutto questo, come avete visto nelle immagini, grazie a Marco Pacassoni, vibrafonista e percussionista che oggi è nei nostri studi. Grazie. Grazie a voi e buonasera per... Grazie per avermi invitato questa ecco, sera. E poi, come diceva, proprio nel giorno di Santa Cecilia. Sì, patrono dei musicisti, quindi quale miglior giorno. Un bel momento. Partiamo allora dal grande successo che ha ottenuto il disco Life, che, come ha dichiarato, è un sogno raccontato in musica. Un sogno partito da Fano. Sì, parte da Fano, parte da un bambino piccolo che si avvicina al mondo delle percussioni, per poi arrivare a New York, dopo un'email mandata a queste due star del jazz mondiale che hanno accettato di partecipare nel mio nuovo disco. John Patitucci al contrabbasso e Antonio Sanchez alla batteria, e Life è diventata realtà e mi sta portando e mi ha portato in giro per tutto il mondo. È vero che l'avete registrato in pochissimo tempo? Sì, in un pomeriggio, poi visto che avevamo anche un altro giorno di studio, il giorno dopo ci siamo un po' divertiti, improvvisando. E questo suo primo tour mondiale l'ha portata a calcare palcoscenici veramente importanti e prestigiosi nei festival, nei teatri, in Australia, Stati Uniti. Intanto continuiamo a guardare le immagini perché sono veramente spettacolari. Hong Kong, Germania, Spagna e ovviamente in Italia, promuovendo la musica attraverso il vibrafono e la marimba. Ha tenuto sia concerti che masterclass, ma come ha fatto ad appassionarsi a questi strumenti poco conosciuti? Il vibrafono e la marimba sono strumenti, una via di mezzo tra la batteria e il pianoforte, ed essendo un amante della composizione, dell'improvvisazione, della creazione, creatività melodica, diciamo qual miglior strumento per poter insomma dedicare tutta la mia vita, insomma. Quindi il vibrafono e la marimba sono due strumenti che fanno parte della mia vita e attraverso quelli cerco di trasmettere le mie sensazioni e le mie emozioni. Ecco, in questo lungo percorso lei ha avuto modo e l'occasione di conoscere tanti studenti e altri musicisti di altre nazionalità. Che cosa le ha lasciato questo viaggio? Beh, poter tenere delle masterclass di vibrafono e marimba nei conservatori di Sydney, piuttosto che Hong Kong, come Canberra, oppure Indianapolis, è stata un'emozione unica perché cerchi di trasmettere la tua conoscenza, diciamo, a questi ragazzi che sono poi universitari, che vogliono, tra virgolette, percorrere la carriera di musicista. Quindi un'esperienza unica, anche perché mi ha arricchito tantissimo, perché questo interscambio culturale è fondamentale anche nella crescita proprio di un artista. E poter anche confrontarmi con musicisti australiani piuttosto che cinesi è stata un'esperienza unica, perché poi ognuno porta del suo nella mia musica, poi che comunque sia fa da collante attraverso le culture. E sabato partirà per un'altra avventura. Sì, diciamo è la tappa conclusiva di questo tour che è iniziato nel 2022 e mi vedrà impegnato con il mio trio, dove c'è Lorenzo De Angeli al basso e Stefano Manoni alla batteria, al Clarence Jazz Club di Torremolinos a Malaga, uno dei più importanti jazz club spagnoli. Quindi qual miglior modo per concludere questo tour se non all'estero, anche se sono molto legato alla mia terra. Il nome di Fano lo porto sempre in giro per tutto il mondo. Perché, e con tanta umiltà. Tanta umiltà, e diciamo che cerco di promuoverlo come si merita, perché tra l'altro è una...
una città che adoro e mai mi sposterò da qua, quindi quest'estate ci sono stati anche dei concerti in zona, Serrungarina, piuttosto Cagli, comunque sono stati, sono molto legato al territorio marchigiano, al territorio fanese. Che cosa l'aspetta invece nel 2024? 2024 riprenderà il mio tour, perché comunque riprenderemo a maggio con dei concerti in Giappone, ma assolutamente proseguirà anche la mia collaborazione ormai ultradecennale con Bungaro. Stiamo lavorando al nuovo disco e ci saranno anche nuove esperienze da fare insieme. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi e buona serata, grazie mille. E la salutiamo con un altro video, guardate.